Abbiamo scelto un linguaggio universale, che è quello della commedia, il genere più italiano per definizione, per parlare di un problema più importante, un problema etico, cosa meno italiana, che è quello della sostenibilità ambientale nei confronti delle nostre scelte alimentari. Questo del cibo è un pretesto, perché vogliamo veicolare un discorso più ampio, un discorso trasversale, che è quello del fatto che ogni nostra scelta implica un impatto sull'ambiente, implica un impatto sul mondo esterno, di cui dobbiamo essere consapevoli. Sì, ma perché sei su una bici? Ma che vuoi? Questo personaggio cerca di incarnare il comportamento che tendiamo ad avere nel affezionarci, nel prendere a cuore delle tematiche, nel sviscerarle in quei tre giorni quando sono sotto il riflettore dei media, per poi dimenticarle nei giorni seguenti. Io ho fatto le riprese. Sto costruendo una finestra. Perché nel mondo del cinema devi anche essere un esperto carpentiere. Come fonico di questo progetto, penso che la difficoltà più grande sia stata la diversità delle location in cui abbiamo girato e di conseguenza la relativa scelta dell'utilizzo dei microfoni. Per esempio... Per questa scena abbiamo deciso di utilizzare un Rode NT5, che è un pencil mic, che l'abbiamo preferito rispetto a uno shotgun perché volevamo avere meno problemi con il riverbero della stanza e quindi con le fasi. Per questa scena abbiamo utilizzato un NTG5 dentro un blimp della Rode con il suo jacket per evitare il rumore e le correnti d'aria! E funziona! Il bello di questi progetti è che sono creativi. Vuol dire che si può fare più o meno quello che si vuole. Io, per esempio, ho girato quasi tutto a 32 mm perché volevo quel look omogeneo e volevo vivere il set con gli attori dovendomi spostare invece che zoomare o cambiare la focale. E poi le luci. Abbiamo messo finestre dove non c'erano. Perché non farlo? Perché non tagliare la faccia dell'attore con una finta veneziana? Questo lavoro, sì, a volte è snervante, a volte è faticoso, a volte ti porta un pelino alla pazzia, però è anche terribilmente divertente. Ai vostri posti. Pronti. Quanto è bello smontare i bagni degli altri. E non lo videro più. Sparì nella nebbia e nei canali di Venezia.